bomba, eh! Dove sei sulla neve, dai? Portigeddu per andare a Capo a Pecora, ma già la strada è clamorosa. Incredibile, uno dei posti più belli secondo me che ci sia in Sardegna. Allora, siamo a Portigeddu. Giusto per capirci. E poi da lì partiamo in quella direzione. Saliamo a Capo a Pecora. Facciamo tutto il giro, andremo a Scivo in spiaggia, risaliremo sino alle dune di San Niccolò, quindi praticamente là dietro, e poi torneremo qua. Si pronuncia un giro incredibile, qui stiamo tutti preparando alla grande. Che profumi! Gianni, parlaci di questa lavanda. Sarebbe una delle più importanti piante mellifere usabili e valorizzabili in Sardegna, ricerca. Tra l'altro ha una fioritura splendida e anziché pensare a piantagioni con altre lavande importate non autoctone, varrebbe la pena valorizzare questa che è di fatto una delle specie autoctone della Sardegna per antonomasia. Che cavolo è, che colore! Vabbè, pedalabile, dai! In the nature, inghiottiti dalla macchia mediterranea. Yes! Yes! A che posto, ragazzi! È una meraviglia assoluta! Fiori, verde, colori, un mare incredibile! Sembra di stare in paradiso! Ma wow! Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I've miles away. C'ho delle uova, guarda che storia! Si pedala poco, però è bellissimo! Come si può vedere? Che spettacolo! Wow! Finalmente di nuovo in sella, chissà per quanto, c'è da dire che però è una figata. Vanno in scooter, ci arriviamo pure noi. Che posto. Wow! Panorama assurdo! Aspetta un po'. Che storia! Clamoroso!
spiaggetta, piccolina, che viene molto demonizzata, ha invece un sacco di utilizzi. In primis, eccola qua, l'ortica. Possono essere fatte patatine fritte con le ortiche, perché patatine fritte. Le foglie possono essere messe in padella e fritte diventano delle patatine buonissime. Ma poi l'ortica può essere utilizzata come ammendante, può essere utilizzata anche per tanti rimedi, per esempio per la prostata e tante altre cose. Morta, l'unico lago di acqua dolce in Sardegna. Fighissimo. Vai, si scoda. Scivola praticamente come dai sulla neve in pratica.